nonostante tutto non stavo bene di salute, però mi ero scordato di venire Ginuzzo, siamo qui per il cazzeggio magico, malati o non malati. Ginuzzo, quella. Poche carte. Sì. Ok, dimmi un numero tra 1 e 6. 4. 1, 2, 3, 4. Là. 7 di cuori. Allora, 7, io farò lo spelling di 7. S-E-T-T-E. 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 Guarda qua la magia, scusate la tosse. Ma non finisce qui, Gino. La scelta è stata libera, il numero, no? Sì. Ciao. Allora, molto semplicemente si prende 4 assi e 2 7. I 2 7 vanno dopo il primo asso, quindi 1, 2, 3, abbiamo asso, 2 7, 3 assi. Ora, giriamo gli assi, i 7 facce in alto, per meglio capire. Chiediamo allo spettatore un numero tra 1 e 6, quindi le possibilità che c'ha 2, 3, 4 e 5. Se ci dice 2, 1 e 2, se ci dice 3, 1, 2 e 3, se ci dice 4, contiamo dal fondo, 1, 2, 3, 4, se ci dice 5, sempre dal fondo, 1, 2, 3, 4 e 5. Come ci dice, noi dobbiamo finire su un 7. Quindi, fatto questo, rimettiamo quei 7 così. Gino, dimmi un numero. 3. 3, 1, 2, 3. E giriamo il 7. Ora, volendo, possiamo fare un miscuglio, una carta sotto, una sopra, una sotto, una sopra, una sotto. Non cambia niente. A noi l'importante è che il 7 rimanga sempre in seconda posizione. E niente, partiamo con 4 volte facendo lo spelling di 7. S-E-T-T-E e va via al primo asso. S-E-T-T-E e va via al secondo asso. S-E-T-T-E. S-E-T-T-E. Ovviamente giriamo prima la carta per mostrare che è riuscito a trovare la carta gemella e poi alla fine facciamo la sorpresa dei 4 assi. Questo è tutto ragazzi, alla prossima. Ciao.